cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Amici miei, buongiorno a tutti. Che cosa è successo nei giorni scorsi per quanto riguarda l'accumulo di immondizia? È successo che la regione, e in particolare il commissario straordinario ai rifiuti, ha ordinato che noi dovessimo andare a scaricare i camion di immondizia per la biostabilizzazione a Foggia. Mi spiego meglio perché dell'argomento parlano tutti quanti, specialmente dei consiglieri comunali, ma nessuno sa ed è ben informato sulla situazione. Il procedimento per la raccolta dei rifiuti è il seguente: la SIA svuota i cassonetti, poi questa immondizia viene per un periodo di 15 giorni biostabilizzata dentro apposite celle e poi viene avviata alla discarica che, voi sapete, da tanto tempo noi usiamo, quella di Grottaglie, essendosi esaurito il quinto lotto della nostra discarica. La regione ha deciso che l'immondizia raccolta a Cerignola e negli altri comuni, che sono 8 più Cerignola 9, del consorzio, dovesse essere biostabilizzata non più a Cerignola ma a Foggia. E allora i camion caricano l'immondizia e poi, invece di andare a Contrada Forcone Cafiero, 5 km da Cerignola, devono andare a Foggia, alla discarica dell'AMIU Foggia, che ovviamente è a 40 km. Questo comporta che l'andata e il ritorno dei camion, invece di farla in un quarto d'ora, in 20 minuti, occorre, solo per andare e tornare, occorrono 2 ore abbondanti. Vi ho detto che tutti i paesi del consorzio devono andare a scaricare a Foggia, ma Foggia già riceve l'immondizia di Foggia capoluogo e di altre città. Quindi, quando sono arrivati i nostri camion, i camion di Cerignola, ma anche di Ortanovo, di Stornare, Stornarella e tutto il resto del consorzio, si sono messi in fila e hanno dovuto fare attese di ore. Praticamente è successo anche che un camion abbia scaricato dopo 10 ore di fila, prima di poter tornare indietro a fare il nuovo carico. Non solo, l'impianto di Foggia ha gli orari non di un impianto di stabilizzazione, di biostabilizzazione dell'immondizia, ma ha gli orari, come dire, di uno studio di avvocato. Chiude il sabato, chiude la domenica, riapre il lunedì. Ovviamente sono orari e modalità di funzionamento incompatibili con un settore come quello dei rifiuti, che non si ferma mai nella sua produzione di immondizia. E allora che cosa è successo? È successo che i nostri camion stessero in fila e prima di tornare a Cerignola passassero ore, e quindi il turno, il giro della raccolta dei rifiuti si è ritardato tantissimo, da qui l'accumulo dei rifiuti. Non è assolutamente vero, è una delle solite panzane che si inventa uno, un poco responsabile scribacchino che immediatamente ha avuto spazio sulla Gazzetta del Mezzogiorno. È una totale invenzione che ci sia stato uno sciopero dei lavoratori della SIA. I lavoratori della SIA sono persone molto corrette, molto disciplinate, molto rispettose delle regole
e mai si sarebbero permessi di fare uno sciopero in un settore come quello del trattamento dei rifiuti, della raccolta dei rifiuti, in maniera illegale, perché voi sapete che un servizio pubblico, prima di proclamare uno sciopero, c'è bisogno di tutta una procedura, compreso la obbligatoria convocazione davanti al prefetto per il tentativo di conciliazione. Quindi non è vero, non andate, cioè, abituatevi una cosa, aprite la Gazzetta, andate alla pagina di Cerignol, tutto quello che leggete sono balle, chiaro? Non è vero quindi che ci fosse uno sciopero, non c'è nessuno sciopero, i lavoratori di SIA sono stati encomiabili, ma c'era questa situazione oggettiva. Abbiamo immediatamente fatto presente questo fatto alla Regione, ma la reazione della Regione è lenta, è stata lentissima. E allora come abbiamo risolto il problema? L'abbiamo risolto in una maniera, e cioè io mi sono preso delle grandi responsabilità, ma mi hanno eletto per questo, quindi non ho nessun problema e nessuna difficoltà. Io mi sono preso la responsabilità di scaricare i rifiuti caricati su Cerignola in un sito che si chiama sito di trasferenza dei rifiuti, che ho individuato nel centro comunale di raccolta dei rifiuti, CCR, che sta in fondo oltre la zona industriale. Che significa sito di trasferenza? Significa che io, invece di mandare i camion a Foggia a scaricare e quindi aspettare che vadano a Foggia, che tornino da Foggia e che arrivi il loro turno per scaricare, vi ho detto anche 8 ore di attesa, io ho eliminato il viaggio a Foggia, ho eliminato il ritorno da Foggia, ho eliminato la coda e i rifiuti raccolti a Cerignola vengono stoccati in questo sito, cioè nel CCR, e da lì poi inviati a Foggia mediante l'uso di camion, come dire, camion rimorchio, non dei compattatori che raccolgono il rifiuto dai bidoni. Questo che cosa ha permesso di fare? Ha permesso di evitare che 15 nostri camion, faccio un numero a caso, andassero a intasare la fila, la coda che c'era presso l'impianto di Foggia. Di questo ha beneficiato Cerignola, ha beneficiato anche tutto il consorzio, perché abbiamo tolto dalla fila dei camion in attesa a Foggia la metà, forse più della metà, dei camion che erano quelli che trasportavano l'immondizia di Cerignola. A Foggia sapete come si procede? Si procede così: 2 camion dell'azienda di Foggia, 1 dell'ASE, 1 della SIA, e poi si ricomincia: 2 di Foggia, 1 dell'ASE, 1 della SIA. Avendo diminuito il numero dei mezzi della SIA che sono andati a Foggia, perché Cerignola scarica Cerignola, gli altri paesi del consorzio serviti da SIA hanno visto ridursi di molto i tempi di attesa. Per questo c'è stata per 2 giorni la crisi, per questo per altri 2, 3, 4 giorni, adesso vedremo, abbiamo trovato questa soluzione, ripeto, sempre assumendosi il sindaco di Cerignola responsabilità che poi, quando mi verranno a chiedere ma tu perché hai autorizzato questa cosa, io dirò che come autorità sanitaria della città ho stoccato i rifiuti in quel sito, perché diversamente li avrei dovuti lasciare in mezzo alla strada. Se questo è un comportamento illecito, vedremo con i miei avvocati. Se invece è un comportamento serio e responsabile, è evidente che non ci sarà nessun tipo di conseguenza a mio carico. Tutto risolto? Niente affatto. Chi è stato attento alla discussione che sto facendo ha capito benissimo che il problema rimane.
perché questa è una soluzione transitoria. Abbiamo trovato questo sistema per non far rimanere i rifiuti in mezzo alle strade. Ma non è la soluzione. La soluzione è una sola, che bisogna riaprire l'impianto di Cerignola. A questo punto la domanda legittima è: perché hanno chiuso l'impianto a Cerignola? Bene, vi rispondo bello chiaro, perché noi stiamo in mano ad una manica di burocrati che si mettono le mezze maniche, che si mettono gli occhialini sulla punta del naso e la legge dice e fanno i burocrati, mentre i problemi poi li dobbiamo risolvere noi. Spiegati meglio, sindaco. Nel 2002 scavarono il quinto lotto, 2002, 15 anni fa. Finirono nel 2004, nel 2005, nel 2006, 10 anni fa. La terra che hanno scavato per fare il quinto lotto l'hanno appoggiata dentro a Sia. È stata lì per 15 anni, 14 anni, 12 anni, 10 anni minimo. A nessuno i Duscov, il chitirozzo, tutto tranquillo, tutto sereno, andava tutto bene. Improvvisamente, quelle terre che da 15 anni stanno là diventano un pericolo pubblico. Dovete sgomberarle. Oh, facciamo a capirci. Perché non si dice signore, siamo della pianura, non veniamo dalla montagna. Bene, facciamo a capirci, quelle terre non fanno male a nessuno, non inquinano il resto di niente. Se avessero mai potuto inquinare in 10 anni avrebbe inquinato tutto quello che c'era da inquinare, quindi non c'era nessuna urgenza. Si alza sto burocrate, questo mezzo maniche, 20 giorni di tempo dovete togliere tutte le terre di scavo, 20 giorni di tempo. Dici, ma che non ce la fate col tempo? No, col tempo ce la facevi. E chi soldi che non ce la facevi? Perché? Perché per sgomberare quelle terre ci vuole un milione di euro. E se noi tenevamo un milione di euro, stiamo a Hollywood a girare i film. Non stavamo a Contrada Forcone Cafiero in mezzo all'immondizia. Ecco la cecità della regione. Dovete liberare le terre. La tenuta 10 anni, che li tieni 10 anni e 6 mesi, che cosa ti cambia? Ma non mi chiudi l'impianto e non succede tutto sto casino che è successo. Ci sono altre prescrizioni che la regione ci ha imposto, a cui abbiamo dato tutte le risposte del mondo. Adesso che stiamo facendo? Niente, stiamo pressando. Io ho scritto una lettera al presidente della regione con il quale mi sono sentito, gli ho mandato una caterva di messaggi. Povero Michele Emiliano dice sì, parlerò col commissario straordinario, commissario straordinario. Una volta mi risponde, una volta non mi risponde, una volta sta a Londra, che cazzo vi affia a Londra, non si sa. Vabbè, comunque sia, non abbiamo ancora dalla regione una risposta, per cui adesso, mentre sto registrando, è giovedì, vedremo venerdì, vedremo lunedì, sabato, perché noi non è che facciamo festa il sabato, o nemmeno la domenica per la verità, vedremo come sistemare questa cosa con la regione. Ma il problema, state a sentire a me, si risolve riaprendo l'impianto di Cerignola. Fra l'altro, l'impianto di Cerignola stanno 8 biocelle per stabilizzare, biostabilizzare l'immondizia, 8 celle sono pronte, nuove. Le dobbiamo soltanto sperimentare, cioè le celle sono pronte, hanno fatto le prove a freddo, quelle a vacante praticamente, adesso dobbiamo fare le prove a pieno, cioè deve entrare l'immondizia e dobbiamo fare le prove. La regione dice dovete mettervi in regola,
per noi per metterci in regola dobbiamo fare le prove a pieno. Dice la regione, mettetevi in regola, ma l'immondizia non deve entrare. Ma se non entra l'immondizia, io come faccio a fare le prove? Comma 22, chi conosce un po' di letteratura contemporanea, comunque del Novecento americana, sa che cos'è il comma 22, cioè è una norma costruita in maniera tale che sia circolare e che quindi non possa essere applicata. Nella fattispecie il comma 22 era: se tu sei matto puoi essere esentato da fare il servizio militare facendo una domanda, ma se fai una domanda per essere esentato al servizio militare perché sei matto, vuol dire che matto non sei, e quindi questo è il comma 22. Ecco perché vi ho fatto questo esempio. L'immondizia, dovete farci un cronoprogramma per consegnare le biocelle, ma per consegnare le biocelle devo fare le prove, per fare le prove ho bisogno dell'immondizia, l'immondizia non te la faccio entrare e io le prove non le posso fare e quindi non ti potrò mai dare le biocelle. Dici, ma veramente in Italia si va avanti così? No, signori, la domanda è: ma come fa l'Italia ad andare avanti avendo questo tipo di normative, questo tipo di burocrati, questo tipo di ottusità? Ottusità. Quindi, che ne dica quel balordo che ogni tanto scrive, la colpa non è di Sia. Ah boh, quello scrive che la colpa è di Metta, pure il giorno che un piccione gli cacca in testa la colpa è di Metta, si sa. Ma la colpa non è di Sia, la colpa non è di dipendenti Sia, la colpa non è dell'azienda Sia, la colpa non è del consiglio d'amministrazione di Sia, che ha fatto sempre tutto quello che è umanamente possibile. E questa storia dello sciopero inventato è veramente una puttanata che hanno scritto, veramente una bugia. E sapete perché è imperdonabile? Perché io ero presente quando il giornalista ha telefonato ai sindacalisti della CIA per sapere, è in atto uno sciopero. I sindacalisti gli hanno detto: no, non c'è nessuno sciopero. Il giorno dopo sulla Gazzetta si legge: il personale di SIA in sciopero per il mancato pagamento degli stipendi. Questa è la buona fede dei signori che scrivono sulla Gazzetta. Io mi sono rivolto al direttore, mi sono rivolto al responsabile dei servizi di Capitaneria Santillana per chiedere quale peccato ha fatto questa città, perché qualcuno che è frustrato, che la mattina si alza e dice: signore, fai morire a Franco Metta il più presto possibile un fissatone, un ossessionato da me, camason, ma vado innanzi all'occhio come un fantasma, che merito tiene che questo personaggio debba scrivere sopra la Gazzetta del Mezzogiorno? Deve scrivere nel cesso sulla carta igienica, ed è l'unico posto che si merita. Speriamo che qualcuno lo capisca, perché stiamo di fronte a questa situazione. Cioè, questo si sogna Franco Metta la notte, e per cui, pur di farmi del male, che poi a me, diciamo sinceramente, mi tira il capello più lungo, si augura tutto il peggio possibile. Nel caso di specie, dato che a Cerignola è sotto gli occhi quello che stiamo facendo cose straordinarie che resteranno nella storia, che la gente passerà fra 100 anni e dirà: questa piazza, questo monumento lo hanno alzato, lo hanno ricostruito quando era sindaco Franco Metta e quando c'era questa amministrazione. Dato che questo è quello che stiamo facendo, non potendo avere altro sfogo, sto cristiano dice: speriamo che succedano tutti i guai, tutti i drammi possibili della CIA. E ogni giorno scrive contro la CIA. E io, quando vado nelle banche a chiedere respiro economico per CIA, per gli operai della CIA, la prima domanda che mi fanno: ma che sta succedendo? Voi c'è lo sciopero, c'è questo, c'è quest'altro. Tutte cose che si inventa questo scarafaggio. Vuoi fare del male a me? Fammi del male, tanto
ripeto, più che la basetta lunga non mi puoi toccare. Ma così si mette in discussione l'avvenire, il futuro di 300 e passa famiglie, 300 e passa lavoratori. Quindi, ma vogliamo fare i seri, cioè la chitarra francese in mano agli abruzzesi, con tutto il rispetto per gli abruzzesi che possono anche farmi una querela perché li ho paragonati a questo tipo di giornalista. Ma è vero che gli stipendi non erano stati pagati? Gli stipendi alla SIA si pagano il giorno 10. Questo mese noi li abbiamo pagati il giorno 17. 7 giorni di ritardo. Questo non ha provocato, come dicevo, nessuno sciopero, ma il ritardo è stato, come sanno gli operai, in dipendenza dei mancati pagamenti puntuali da parte dei comuni. E questa è una battaglia che io sto conducendo da mesi e mesi, qualche volta con successo, qualche volta con delusione mia, per convincere i colleghi sindaci a pagare puntuali. Vi spiego per esempio che cosa è successo questo mese. Il 16 ottobre era il giorno del mio compleanno, me lo ricordo perfettamente. Fino alle 9 di sera io e il direttore generale del consorzio siamo stati al telefono, a Cerignola si dice a farci scorza in ganna, con i responsabili finanziari dei comuni, i sindaci, gli assessori. Nel giro di 8 ore abbiamo raccolto i pagamenti per 800.000 euro. Contento? No, incazzatissimo. Perché significa che i comuni, bene o male, quei soldi li tenevano già a disposizione. Perché non è che i comuni vanno nel cassetto e prendono i soldi. È evidente che se il comune Paperopoli ci ha mandato 100.000 euro in una mezza giornata, i 100.000 li teneva già in comune, li teneva già nella sua tesoreria, doveva soltanto fare il mandato. Però se tu il mandato me lo fai, come io sto pregando di fare, il primo di ottobre, io il 10 arrivi il mandato, lo accreditano sul conto, faccio il mandato di pagamento, pago gli stipendi. Ma se tu me lo mandi il giorno 15 o il giorno 16, io riesco a pagare gli stipendi il 17 e questo comporta 7 giorni di ritardo, 6 giorni di ritardo per i lavoratori, che non è giusto, nemmeno 6 ore di ritardo, figuriamoci se è giusto 6 giorni. Però questa è la situazione, purtroppo la SIA, ci sono tanti comuni e non crediate che mo gli altri sindaci sono cattivi e io sono buono. Ci sono una miriade di problemi in ciascuna amministrazione e capita che uno non sia molto puntuale. Ma se ci sforziamo tutti, ed è questo l'appello che io sto continuando a fare sempre, se ci sforziamo tutti, siamo tutti puntuali nei pagamenti e siamo puntuali nel pagamento degli stipendi. Se ci aiutiamo tutti, può darsi che ficchiamo nella testa alla regione che l'impianto di Cerignola deve riaprire. E mo vi dico una cosa, se non riaprono l'impianto di Cerignola, non è oggi, non è domani, non è fra una settimana, non è fra un mese, scoppierà la situazione, perché Foggia non può reggere da sola. Hanno bisogno di riaprire Cerignola. Perché hanno chiuso Cerignola? Per dei cavilli burocratici, chiamiamoli così, cavilli burocratici, che vanno superati. Chi li deve superare? Il commissario straordinario ai rifiuti Grandaliano, spero su sollecitazione di Michele Emiliano. Questa è la pura sacrosanta verità di quello che è successo a Cerignola e negli altri comuni del consorzio.
Se lo scopo è scoraggiarci, se lo scopo è farci disperare, perché sapete, sapere che 9 comuni hanno gli immondizi in mezzo alla strada è una disperazione per chi ne ha la responsabilità. Bene, se è questo lo scopo, perdono tempo, perché noi, a costo di tutti i sacrifici del mondo, dobbiamo riuscire a garantire, se non la perfezione del servizio, che in queste condizioni non potrà essere perfetto, ma almeno un servizio accettabile che non esponga le città a un rischio di salute, fino a quando non si ficcano nella testa che sia è strategico, l'avevano capito in regione. Non posso dire che non abbiano presente l'importanza di SIA, ma non hanno capito che devono operare con velocità, non devono perdere tempo. Io che lavoro in un piccolo comune rispetto alla regione Cerignola, certamente piccola, so qual è la difficoltà con i funzionari, con i dirigenti e tutto il resto, però sono ai piedi di Michele Emiliano e di Gianfranco Grandaliano, perché loro questo problema ce lo devono risolvere. Noi abbiamo fatto tutto quello che era umanamente possibile, grazie alla dedizione dell'ingegner Jungo, amministratore delegato, grazie all'architetto Basciaveo per i servizi esterni, grazie all'ingegner Pellegrino, Domenico Pellegrino, per la parte tecnica. Abbiamo fatto l'impossibile. Adesso, come ha anche detto giustamente il mio amico sindaco di Trinitapoli, Di Feo, tocca alla regione. Ultima domanda, dice, ma i rapporti come sono? Abbiamo sottoscritto l'accordo fra Consorzio e Trinitapoli, abbiamo l'intesa con San Ferdinando e a giorni, nella settimana prossima, sottoscriveremo ufficialmente il verbale. Abbiamo un verbale d'intesa anche con Ortanova, va bene, risolti tutti i problemi, chiarite le questioni. Ortanova deve rimanere in Sia, deve stare insieme con noi e deve risolvere insieme con noi i problemi, che poi ne beneficerà insieme con noi. Quindi tutto è risolto nei rapporti interni, si tratta adesso soltanto di ottenere questi provvedimenti dalla regione. Noi nel frattempo abbiamo preso una trasmissione e l'abbiamo dedicata all'immondizia, vuol dire che domani parliamo di cose un po' più profumate. Ucchio vivo, state bene. Ma il cielo è sempre